Bentrovati gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura del nostro telegiornale andiamo a San Sepolcro per l'ingresso di Don Sever Bucaca nella parrocchia di Santa Maria. Riccardo Fontana, per grazia di Dio e della sede apostolica, arcivescovo, vescovo di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, al diletto figlio in Cristo, sacerdote Sever Elveri Cristel Bucaca, pace e benedizione. Per il bene spirituale dei fedeli della parrocchia di Santa Maria in Sansepolcro, avvalendomi delle mie facoltà ordinarie, ai sensi del canone 539 del diritto canonico, nomino te, sacerdote Sever Elveri Cristel Bucaca, amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Sita in San Sepolcro. È stato un momento di grande festa quello che si è svolto a Sansepolcro in occasione dell'ingresso di Don Sever nella parrocchia di Santa Maria. Una celebrazione particolarmente speciale, come ha sottolineato Monsignor Riccardo Fontana nell'omelia, perché ha visto unite due comunità della diocesi aretina cortonese Viturgenze. Quella di provenienza di Don Sever, Cortona, presente non solo con i fedeli, ma anche con il primo cittadino Francesca Basanieri, e naturalmente quella di Sansepolcro, con la presenza del sindaco Mauro Cornioli, dove Don Sever svolgerà il proprio servizio. Tu, Sever, hai molti, molti talenti per far passare il Vangelo. Mi piace che oltre alla scienza teologica di cui, se Dio vuole, sei ben dotato, mi piace ricordare anche la musica. Stasera hai già fatto un piccolo miracolo, mettere insieme la gente di Sansepolcro e la gente di Cortona è una cosa che fa vedere la primavera. Il futuro. Sever è molto esperto di musica, ma ancor più di teologia morale, della quale è dottore, come peraltro altri nel presbiterio qui a celebrare insieme. La tua pietà, il tuo modo con cui celebri i sacramenti, finora l'ho visto tante volte, è dolcissimo ed esemplare. Tu porti a questa città fondata da due pellegrini, da due che venivano da lontano, vorrei anche usare questa espressione, da due stranieri, nostri fondatori, Egidio e Arcano. Questa è la città più aperta verso un mondo diverso dalle piccole greppie della Toscana meridionale. La fraternità stabilita con la Chiesa Madre di Gerusalemme, il legame con un mondo più largo, è futuro per tutti noi del borgo. Bisogna andare a guardare avanti. Nel desiderio che nelle nostre case si possano rinnovare e comprendere sempre più profondamente le motivazioni spirituali della vita familiare, il Centro Pastorale per la Famiglia ha lodevolmente preparato alcuni itinerari di preghiera che possono aiutare a mantenere viva la presenza del Signore nelle famiglie cristiane. Così, Monsignor Riccardo Fontana presenta il sussidio dal titolo Parole per la Famiglia, itinerari di preghiera, curato dal Centro Diocesano per la Pastorale della Famiglia. Presentando questo sussidio, prosegue il pastore della Chiesa di Arezzo, Cortona Sansepolcro, la diocesi intende offrire un piccolo contributo per aiutare quanti lo vorranno a raggiungere i grandi obiettivi che il Magistero riserva al ministero coniugale. Su tutti, genitori e figli, invoco la benedizione del Signore. I sussidi sono disponibili presso il Centro Pastorale della Famiglia, scrivendo all'indirizzo famiglia@diocesi.arezzo.it. È possibile inoltre scrivere una mail alla Segreteria Generale della Diocesi all'indirizzo segreteria@diocesi.arezzo.it. Ottava edizione del raduno provinciale di auto e moto storiche Città di Arezzo, raccolti oltre 4.500 euro in favore dell'Istituto Tevenin, del Calcit e della Scuola Media Francesco Severi.
Sono oltre 4.500 gli euro raccolti in occasione dell'ottava edizione del raduno provinciale di auto e moto storiche Città di Arezzo, tenutosi lo scorso maggio nella nostra provincia. Organizzata da SocialNet e CNA, l'iniziativa nasce nel 2011 dalla volontà di unire alla passione per il collezionismo di auto d'epoca la voglia di divertirsi e di far del bene. La somma di denaro è stata devoluta quest'anno all'Istituto Tevenin per il sostegno delle ragazze madri, al Calcit e alla scuola media Francesco Severi per l'acquisto di attrezzature multimediali. È una grande soddisfazione per CNA questa giornata, in quanto dopo pochi mesi dall'evento abbiamo donato le somme che abbiamo realizzato e che l'intera cittadinanza e la popolazione del territorio è riuscita ad evolvere insieme agli equipaggi che hanno partecipato. E siamo orgogliosi perché viene devoluto per tre cose: una è Tevenin, quindi il sociale, una è per la scuola, per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Francesco Severi, e una è per quanto riguarda il Calcit, che nel nostro territorio non ha bisogno di presentazioni. E siamo soddisfatti anche perché è un evento che ormai è stato messo nel calendario degli eventi aretini, essendo l'ottava manifestazione che facciamo come raduno, e quindi ci fa vedere, capire che è un evento che tutti gli anni cresce sia come partecipazione di equipaggi, di persone, ma anche di donazioni. In occasione della giornata mondiale contro la povertà sarà visitabile dal 21 al 28 ottobre presso il Salone degli Archi della Basilica di San Francesco ad Arezzo la mostra dal titolo Minerali clandestini. L'esposizione parla di un'economia priva di etica che si occupa dell'estrazione dei minerali indispensabili all'industria elettronica. Una storia lunga che nasce lontano in paesi come il Congo ed arriva a noi attraverso percorsi di diffusa illegalità. La mostra sarà ad ingresso libero, aperta ogni giorno dalle 16 alle 19. In chiusura il nostro focus di oggi, che è dedicato agli appuntamenti in programma in diocesi per l'ottobre missionario. Grazie per l'attenzione e a voi tutti buona visione. Benvenuti al focus di questa sera. Oggi parliamo di missioni, lo facciamo insieme a Claudia Donati del Centro Missionario della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Grazie per essere con noi questa sera. Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato proprio a questo tema, quello delle missioni. Qual è l'importanza di riflettere su queste tematiche e cosa dice questo tema, quello delle missioni, appunto, a ciascuno di noi? Allora, intanto, appunto, come dicevi Luca, il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato appunto alla missione. E quindi proprio il Papa ci sta chiedendo di riflettere molto ultimamente sul significato della missione oggi. Ce lo ridice molte volte nell'Evangelii Gaudium, dove richiama ciascuno di noi ad essere missionario. Infatti lui esattamente dice che ciascun uomo e ciascuna donna sono una missione su questa terra. Quindi ecco, il prendere consapevolezza che io sono una missione e non che ho una missione, che la cosa è molto diversa. Quindi la missione non è soltanto un aspetto della vita di un cristiano, ma è proprio la vita di un cristiano. Quindi ecco, il mese di ottobre un po' vuole riscoprire questo, la missione universale della Chiesa, però dentro la vita di ciascuno di noi. In più il tema di quest'anno è un po' in sintonia con il sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale che si sta svolgendo appunto a Roma, e il Papa appunto ci invita a riflettere sul portare a tutti il Vangelo insieme ai giovani. Quindi ecco un richiamo che fa sia ai giovani in prima persona ma anche a tutti noi, perché possiamo un pochino riscoprire quella che è quella giovinezza del cuore, quel desiderio ecco, che spesso i giovani hanno di ricercare la verità nella propria vita. Quindi ecco questa fede che trasmettendola cresce e mi accresce. Quindi ecco, questo vuole essere il tema di quest'anno e aiutarci anche a riscoprire nella vita di ciascuno di noi qual è la propria vocazione e come appunto fare di questa vocazione una missione che poi alla fine compone quella che è la missione universale della Chiesa, che è portare appunto il Vangelo a tutti. Papa Francesco ci tiene a sottolineare anche la differenza con il proselitismo. Esatto. Ci puoi dire qualcosa di più su questo? Allora, intanto come si diceva prima, la vita è una missione, quindi la mia vita
se veramente nella mia vita ho incontrato Cristo, la mia vita parla di Cristo a prescindere che io ne parli con la bocca. A me queste frasi che diceva Papa Francesco emozionano sempre ogni volta che le sento, perché non andiamo a vendere porta a porta qualcosa, ma trasmettiamo la gioia più grande della nostra vita. Questa deve essere un po' quello che muove la vita di un cristiano, quella che muove la vita delle comunità parrocchiali. E la missione non è più qualcosa che è un aspetto della pastorale. La missione dovrebbe contagiare tutti gli aspetti della pastorale e renderli nuovi. Quindi fare pastorale in un modo missionario, quindi renderci prossimi veramente agli ultimi, a chi è marginato, alle situazioni di difficoltà, attenti sia al grido dei poveri ma anche al grido della terra. Papa Francesco ci chiede, ad esempio anche nella Laudato Si, questo di ascoltare il grido di questa terra che è la più povera forse dei poveri, e poi molto spesso le povertà umane sono legate poi alle povertà del nostro territorio in cui viviamo, siamo strettamente interdipendenti, quindi molte popolazioni sono anche impoverite da come noi occidentali, noi popoli che ci riteniamo un pochino a volte superiori, siamo quelli che pensiamo a volte di portare aiuto, in realtà siamo quelli che deprediamo la terra e quindi i popoli che vi abitano. Qualcosa hai già detto, però come è possibile valorizzare sempre di più una pastorale missionaria, una chiesa in uscita, piuttosto che una semplice pastorale di sacramentalizzazione o chiusa nelle sacrestie? Allora, io posso dire un po' quello che ha mosso me. Io sono, se sono qui oggi, se ho fatto un cammino di fede, è perché ho incontrato attraverso la missione la povertà umana, che prima di tutto è una povertà materiale, e poi scopri che esistono altri tipi di povertà, e oggi basta guardarci intorno, di povertà ne troviamo tante anche qui nella nostra diocesi. Quindi ecco, è proprio secondo me il contatto con la povertà che aiuta intanto ad incontrare Dio. Perché Dio lo incontri così, lo incontri negli occhi di un fratello, lo incontri in una persona che ti ringrazia perché in quel momento aveva bisogno di una parola oppure di un gesto anche concreto, materiale, che potevi fare nei suoi confronti. Quindi ecco, il passaggio è prima di tutto aiutare le persone ad incontrare Cristo. Poi di lì le cose vengono naturalmente, se le nostre comunità iniziano da lì, poi le persone che vivono la comunità naturalmente saranno portate a lavorare pastoralmente in senso missionario. In questo senso ci sono delle iniziative che state promuovendo in questo periodo, quali sono? Allora, sono iniziative intanto di preghiera, perché la missione, dobbiamo un pochino staccarci dall'idea di missione soltanto legata a un portare aiuti, che è una cosa buona e giusta, ma non è quello il fondamento della missione cristiana. Quello, ci sono tante associazioni, tante ONG, come appunto ci ricorda il Papa, che fanno questo e lo fanno anche bene. Noi oltre a quello dobbiamo portare qualcosa in più, che è la cosa più grande che abbiamo. Quindi proprio abbiamo cercato, un pochino come lo scorso anno, di promuovere delle iniziative di preghiera un po' diffuse nella diocesi, in modo che ognuno abbia vicino alla propria parrocchia o più o meno vicino comunque un momento di preghiera a sfondo missionario, quindi pregare alla fine per la pace tra i popoli, per la pace nel mondo. E quest'anno in particolare puoi anche pregare per i giovani del mondo, per il discorso dicevamo prima. Quindi ci saranno, abbiamo vissuto il rosario missionario la scorsa settimana al Santuario delle Vertighe, ci sarà poi il mercoledì 17 ottobre l'adorazione missionaria a Castelnuovo Berardenga e poi un paio di veglie missionarie, una il 26 a Soci in Casentino e l'altra il lunedì 29 in Valdarno a Terranuovo Bracciolini. Quindi dove cercheremo il più possibile di coinvolgere le comunità, di coinvolgere dove è possibile i giovani e quindi di pregare insieme per la nostra Chiesa perché sia veramente profetica e missionaria nel mondo. Ci sarà poi un evento che sarà una mostra dal 21 al 28 ottobre qui ad Arezzo, che ha un titolo un po' provocatorio perché si intitola Minerali Clandestini. Infatti molti hanno chiesto il perché di questo titolo. È una mostra che attraverso immagini, attraverso parole, racconta quella che è tutta la filiera che sta dietro all'estrazione, alla lavorazione, al commercio dei minerali che sono indispensabili per le nostre tecnologie. Quindi soprattutto in particolare un focus sarà sulle minerali che interessano la costruzione dei telefoni cellulari.
Questo non per dire che la tecnologia è una cosa negativa, anzi nessuno vuol tornare al piccione viaggiatore rispetto allo smartphone, però è giusto che abbiamo la coscienza di quello che accade lungo tutta questa filiera, che veramente porta anche a situazioni ambientali e umane insostenibili. E quindi ecco, poter fare anche scelte profetiche in questo senso, perché ci sono poi delle alternative possibili, dove c'è il cuore che si rende sensibile verso una certa cosa, poi si trova anche la strada alternativa. Quindi ci sarà poi insieme alla mostra anche la domenica 21, proprio quando verrà aperta la mostra, l'incontro con la curatrice stessa della mostra, che è una signora che lavora ormai da oltre 20 anni proprio a contatto con il popolo congolese, che diciamo è quello forse più provato, ecco, in tutti i paesi dell'Africa, proprio dall'estrazione e dal commercio del coltan e di questi altri minerali. Quindi sarà con noi proprio per condividere la sua testimonianza e raccontarci appunto anche come approfondimento ulteriore alla mostra i contenuti specifici di questo tema. Quindi una mostra per risvegliare anche le coscienze e la sensibilità su queste tematiche, appunto, quelle delle emissioni e del consumo consapevole. Grazie allora a Claudia Donati, che è stata con noi nel Focus di questa sera. A me non rimane che augurarvi una buona visione con i nostri programmi. Arrivederci.